Buon pomeriggio a tutti. Sediamoci che lascio subito la parola al direttore. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Apriamo subito, visto che abbiamo il numero, abbiamo 14 presenti, 10 assenti più la Presidente, e sono assenti giustificati i consiglieri Vitrotti e Pompei. Gli scrutatori di oggi sono i consiglieri Principato, Candigliota e Carlone. Allora, avevamo due punti all'ordine dei lavori di oggi, due mozioni, e volevo appunto dire che penso, come tutti i consiglieri sappiano, perché è stata inviata per posta, diciamo, la richiesta di ritiro della mozione al numero 2 dell'ordine dei lavori di oggi. La mozione a firma dei consiglieri Biondi, Vitrotti, Stelitano e Gugliotta, avente ad oggetto riqualificazione scuola infanzia Garibaldi, via Mondovì, è stata ritirata ieri pomeriggio. Quindi rimane all'ordine dei lavori di oggi la mozione a firma dei consiglieri Giannone, De Chiara, Rinaldi, La Zazzera, Ferrauto, Alabiso, Gunnella, Candigliota, Pompei, Guido, Ariano, Principato e Tripputi, avente ad oggetto la modifica delibera numero 111 del 15 giugno 2016 del commissario straordinario con i poteri della Giunta Capitolina. E lascio subito la parola al relatore, consigliere Guido. Mi pare che ha alzato la mano Guido, vero? Ah, sì. Grazie Presidente. Allora, noi presentiamo questo atto oggi perché abbiamo un'urgenza di natura politica ma anche istituzionale, nel senso che ciò permetterà, se andrà in porto, di consentire al municipio di svolgere delle gare ordinarie, quindi sopra soglia essenzialmente, continuando a darci una nuova fase di decentramento di fatto, che è quello che a noi interessa molto. Spiego in due parole di che cosa stiamo parlando. Allora, l'oggetto dell'atto che oggi andiamo a votare è la modifica della deliberazione numero 111 del 15 giugno del 2016 del commissario straordinario con i poteri della Giunta Capitolina. Che cosa vuol dire? Prima del nostro mandato politico, come sappiamo, dopo la caduta di Marino, il commissario Tronca fu nominato per portare avanti per appunto la fase commissariale. Una delle opere che fece Tronca fu questa delibera, che prevede moltissime cose. Tra queste cose c'era una frase, che essenzialmente è quella che poi noi e oggi chiediamo di modificare, che dice essenzialmente che i municipi non possono fare gare sopra soglia. Questo non solo
è limitante per noi dal punto di vista del decentramento, ma è anche poco funzionale. Con le statistiche alla mano abbiamo riscontrato che i dipartimenti di Roma Capitale a volte, anzi molto spesso, fanno fatica a spendere tutte le cifre che hanno a disposizione per affidamento di lavori, anche per opere di primaria importanza, come il sociale, come il verde, come la manutenzione strade, eccetera. E do un dato invece municipale: finora questo municipio settimo, questa amministrazione da 2 anni a questa parte, ha avuto una capacità di spesa in base ai fondi che sono giunti dal Campidoglio sul titolo primo, quindi sulla parte ordinaria del bilancio, per una percentuale pari al 96,77%, praticamente quasi il 100% di spese. E al titolo secondo, ovvero gli investimenti, addirittura un 100%, con i dipartimenti siamo a percentuali molto più basse. Quindi quello che chiediamo è consentirci questo decentramento su cui stiamo andando avanti, ma in questo caso ancora di fatto, e permetterci di bandire gare per qualsiasi cifra, in modo che tutte le operazioni che finora abbiamo fatto, quindi il rifacimento anche totale di decine e decine di strade, per esempio, tutte le aree verdi che finora siamo riusciti a prendere in carico dal Dipartimento e che sono tuttora sotto manutenzione con l'appalto municipale, chiediamo di avere la possibilità di ampliare questo margine di spesa affinché possiamo affidare bandi più grandi e avere una bocca di fuoco, tra virgolette, molto più ampia per poter consentire ai cittadini di vedere dei risultati fattivi sul territorio, cosa che magari ce non riesce a fare il Dipartimento per mille e mille ragioni. Quindi più o meno con questo atto noi diamo, quando voterà quest'Aula, daremo un apporto politico, una forza politica che sarà rappresentante del settimo municipio al nostro presidente Monica Lozzi, il quale poi col nostro appoggio potrà andare in Campidoglio e dimostrare la sua posizione con più forza. Quello che noi chiediamo essenzialmente è che prima del bilancio, quindi quello che ci arriverà nel giro di poche settimane, si riunisca la giunta capitolina per fare la modifica di questo atto e modificare in pratica questa frasetta che consentirebbe al municipio di operare gare sopra soglia. Questa delibera, e chiudo, di Tronca è una delibera di giunta con poteri della giunta, essendo poi lui commissario, e quindi non può essere, credo, neanche modificata dall'assemblea capitolina, ma direttamente dalla giunta capitolina. Quindi noi chiediamo con questo atto e cerchiamo di dare la forza necessaria anche politica, come se ce ne fosse bisogno, però sempre meglio in più che in meno, alla nostra Presidente affinché questa operazione vada in porto. Consentire al Municipio di fare gare sopra soglia vuol dire impegnare più fondi e consentire ai cittadini di acquisire maggiori servizi di qualità. Noi come Municipio siamo già in grado di farlo, come uffici municipali, quindi dell'UOSEX e anche tecnici, siamo in grado assolutamente di operare anche con alcuni milioni di euro in più che speriamo ci arriveranno dal prossimo bilancio, e quindi noi ce la mettiamo tutta, continuiamo a farlo, continuiamo a chiedere fortissimamente il decentramento per questa parte, per quanto riguarda la pubblicazione di gare. Quindi io ringrazio tutti e spero che l'Aula possa cogliere al meglio questa iniziativa, ma anche opportunità, perché se andiamo tutti insieme forse questo vincolo ci riusciamo un po' a superarlo, e come municipio nel 2019 ci potremmo fare una grande operazione di miglioramento per tutto il municipio, per tutta la cittadinanza, ed è qualcosa che conviene a tutti quanti. Grazie. Altri interventi? Consigliere Giuliano? Uguale, chi vuole? Decidete tra voi, io non c'è problema.
Vabbè, visto che intervengo sempre io. Allora, vuole parlare lei? Velocemente. Consigliere Ciancio, sì. Grazie Presidente, grazie consiglieri. Cioè, dovremmo mettere d'accordo però rispetto al fatto che non facciamo l'ordinario perché chiediamo personale per fare. Non riusciamo a fare quello che ci compete e me ne rammarico perché i ritardi, il geometra che non c'è, il personale che è di meno, non ci consente di espletare le procedure normali. Adesso ci mettiamo a entrare in conflitto con il Comune di Roma rispetto a quello che i dipartimenti dovrebbero fare secondo, come dire, tutto quel panorama che loro hanno a disposizione. E quindi non capisco, perché io sarei d'accordo di avere un decentramento in cui l'autonomia perfetta ci consente di fare tutto quello che c'è in un bilancio, però molte cose devono cambiare prima. Cioè, non pensiamo pensare di sostituirci ai dipartimenti, diciamolo alla Giunta, cioè questo provvedimento, cioè, deve essere ratificato da qualcun altro prima. Noi possiamo dire, per carità, con tanto piacere possiamo dare tutti i mandati alla Presidente del Municipio, di dare tutto l'impegno per fare alla Presidente con forza per raggiungere un decentramento totale, un decentramento del nostro municipio, perché è una città come Bologna. Però mettiamoci in testa che questo è un grosso conflitto con il Comune di Roma, con i dipartimenti. Ma non è solo un conflitto, è anche, come dire, chiedere qualcosa su cui noi non abbiamo gli strumenti più, perché la qualificazione, chiedere i requisiti della qualificazione alle imprese, cioè, voglio dire, noi dovremmo avere un ufficio che fa solo quello. Quindi, prima di poter dire facciamo tutto l'ordinario, cioè, io non penso che il commissario straordinario se l'è inventato così, dice no, i municipi, ma perché i municipi non erano in grado di fare questa roba. Il municipio fa le gare normalmente sulle strade ordinarie, sulle strade che non sono a livello dipartimentale, quindi quando non interviene il SIMU, cioè le risorse, deve fare le gare il SIMU, ha delle procedure complesse. E io quello che penso, e lo dico serenamente senza fare polemica, è che è un vero conflitto, cioè si entra in conflitto dipartimento, dipartimenti e municipi. Cioè, siete maggioranze, c'è una maggioranza così ampia e condivisa. Io penso che questo è un lavoro che prima di portarlo in aula di un municipio ci deve essere, come dire, una posizione netta da parte di quello che è l'organismo centrale. Cioè, una cosa che può assolutamente fare sia la Giunta, attraverso un atto di Giunta, se decide che non ce la fa, sono inefficienti. Stiamo dicendo che tutti i dipartimenti di Roma non sono in grado, adesso arriva Moby Dick, il municipio, e comincia a spendere, a fare i bandi fatti bene, i tempi, le tempistiche, tutto quello che deve osservare un funzionario del nostro municipio per rendere attiva una gara. Ahimè, ci vorrebbero altri 10 nell'ufficio tecnico e poi altrettanto alla ragioneria. Spiegare una gara poi vuol dire questo. Io ho dei seri dubbi, naturalmente sono per un decentramento, ma non vorrei che nella scusa di esso noi volessimo dire facciamo qualche gara perché noi siamo più bravi e riusciamo a farla. Assolutamente no, io ritengo che tutta la macchina amministrativa del Comune di Roma ha delle persone capaci, validi di fare bene il loro lavoro, e questo dovremmo aiutarli essenzialmente espletando quelle procedure che consentono di ampliare il panorama negli uffici tecnici, di personale,
negli uffici di ragioneria, se facciamo un'analisi sui 35.000 posti che è presente al Comune di Roma ci accorgiamo che siamo nel 2018, se guardiamo la situazione della pianta organica del Comune di Roma, ahimè, piange e vorrebbe dire aprire degli spiragli a qualche concorso nuovo per queste figure professionali che poi sono altamente professionali per svolgere gare ordinarie di qualsiasi importo. Per questo io mi riservo di ascoltare altre notizie rispetto alla discussione che faremo intorno a questa mozione, ma momentaneamente devo dire che non trovo condizioni per dare un voto positivo a questo conflitto tra Comune di Roma e Municipio. Grazie. Altri interventi? Ah, c'era lei, consigliere Giuliano, sì. Grazie Presidente, direttore, colleghi consiglieri. Vi vedo tutti schierati, per cortesia un po' di attenzione. Vi vedo tutti schierati perché volete metterci paura da quest'altra parte. Noi siamo pochi. Siamo pochini. Però, come si dice, a volte anche buoni. Ok? Perché io inizierei con un paio di battute, no? Cioè, la pubblicità è l'anima del commercio, per cui io dico, per ottenere le cose più importanti, no? Le cose, ogni cosa importante ha un prezzo, per tutto il resto c'è Mastercard, ok? Oppure c'è Mastercard. La pubblicità occulta? Molto occulta. Oppure la potenza è nulla senza il controllo, perché io tifoso, capito? Ok. Ma non a caso dico questo, perché è interessante quello che oggi proponete all'Aula e arrivano anche diverse indicazioni, tra cui uno, il collega prima l'ha presa, insomma, una azione politica contro Roma Capitale, amministrativa. Beh, noi come Fratelli d'Italia non ci facciamo trovare impreparati di fronte a questa sfida, non vi lasciamo da soli, perché se voi andate da soli noi ci mettiamo dietro a questa cosa, vi prendiamo per mano e vi portiamo, perché è una cosa che parte da lontano, cioè non potete fare i furbi adesso con un atto di questo tipo, pensare che qualche consigliere non ci arrivi, che questa cosa parte da lontano, dal famoso decentramento, caro collega Todi, no? Il decentramento che ovviamente è stato già ampiamente, no, argomentato. Certo però c'è questa delibera di giunta che blocca, perché il commissario Tronca era da solo, quando stava nella stanza diceva io devo decidere le cose, non c'è nessuno, faccio come mi pare. Avevi i poteri, lo poteva fare. Tronca lo poteva fare, avevi i poteri, non è che doveva riunire per forza tutti. Ok? E quindi ha fatto questo tipo di situazione. E modificarla ha bisogno di un passaggio politico, un passaggio importante, e quindi la forza che deve partire dal municipio ha questo significato. Quindi modificare quello che viene appunto descritto nella delibera 111 è di poter fare anche sopra soglia. A noi ci trova ampiamente d'accordo, ma ci trova d'accordo perché ovviamente nel tenuto conto avete messo cose anche interessanti, tra cui un riferimento ovviamente riferito ai municipi, quindi i municipi di Roma Capitale possono essere equiparati a città italiane di media grandezza, il settimo è il più popoloso. I municipi hanno una struttura organizzativa con dipendenti aventi competenze relative alle attività previste dall'articolo 38, comma 3 del codice degli appalti. Il settimo municipio nel 2017 ha dimostrato una capacità di impegno fondi pari al 96,77% del titolo 1 e al 100% del titolo. Quello lo vorreste vincere, ma ancora non lo sapete. E quindi simili performance sono equiparabili a un dipartimento. Allora, come sapete, io faccio anche battute, ma poi dico sempre quello che penso. E quindi alla fine questo è il senso di questo documento, no? Far capire che un municipio come il nostro
ha le capacità, ha tutte le carte in regola per poter essere autonomo. Ma è tanto vero questo che ovviamente mi rifaccio alle varie delibere municipali che abbiamo fatto sul decentramento, quella comunale che è stata approvata all'unanimità, quella parlamentare che è stata bocciata da contro Fratelli d'Italia, che chiedeva più poteri a Roma Capitale. Che c'entra questo? C'entra il fatto che se ci sono più poteri, ci sono più soldi, ci sta più funzione, c'è tutto un meccanismo. E se c'è quel meccanismo, ovviamente Roma ha dei poteri speciali, ha una forma giuridica diversa, e se ce l'ha Roma la forma giuridica diversa, ce la può avere anche il municipio. Quindi quello che è stato bocciato, perché comunque ognuno vuole essere attore principale di quello che dice, ovviamente in Parlamento chi gestisce è 5 Stelle e la Lega, e quindi volete essere attori principali, va bene, ma se Roma Capitale diventa la 22esima regione e i comuni, quindi di conseguenza i municipi, diventano comuni, allora articolo 5, chi c'ha i soldi ha vinto, benissimo, e questa è la funzione. Se Roma diventa regione, i municipi diventano comuni, e allora tutto questo diventerebbe realtà, no? E quindi ora, nell'incertezza totale, che non dipende da noi ovviamente, perché noi possiamo anche essere bravi a chiacchierarci sopra, a confrontarci, Fratelli d'Italia, vi ripeto, non vi lascia soli su questo, sì, su questo percorso non vi lascia soli. Sole, dice il collega Sole, ha detto soli. Ok, e quindi non vi lascia, perché ovviamente ci crediamo talmente tanto in questo percorso, che abbiamo fatto anche un atto, e voi lo sapete, a livello comunale e a municipale l'abbiamo votato perché l'avete portato voi, quindi ci crediamo talmente tanto che non possiamo esimerci da non andare avanti insieme in questa battaglia politica amministrativa, che comunque io vi dico che bisogna sradicare un meccanismo che dura 30-40 anni, che non è facile, però ci proviamo, e quindi immagino che voi, nel portare velocemente quest'atto, okay, abbiate già dei punti di convergenza verso Roma Capitale, dove appoggiarvi ovviamente per cercare di andare avanti su questo percorso. Grazie. Candigliota. Grazie Presidente. Allora, c'è da dire che io poi questa cosa la dico sempre, perché è già, mi è capitato altre volte di parlare di decentramento, no? Quindi c'è la volontà, io mi ricordo il primo giorno quando siamo entrati qua dentro, si parlava di questa volontà di decentramento. È solo che però ogni volta poi sento lo stridolio proprio sullo specchio delle unghie ogni volta, per cercare di trovare qualsiasi scusante palese, perché palese, di situazione palese si tratta, per trovare una giustificazione. E qui mi viene il dubbio, perché se questa è stata fatta a giugno, credo, del 2016, c'è qualcosa poco prima che ci insedevamo noi, bah, strana questa cosa, no? E allora una resistenza, come si percepiva prima, si percepisce adesso, tuttora, che in teoria doveva garantire una trasparenza, ma di fatto non ha garantito nessuna trasparenza, anzi, ci sono le negoziazioni, che peraltro sono anche un altro problema ulteriore. Allora, io quello che dico, no? E giustamente il consigliere diceva, dava atto che comunque era una situazione positiva. Allora io mi chiedo, perché davanti a queste situazioni che possono portare comunque dei miglioramenti, quindi a portare anche un benessere nel nostro municipio, c'è sempre questo senso di ostruzionismo? È un senso di ostruzionismo, perché di fatto sapete benissimo perché si è creata la situazione tronca. Quindi
E allora io non voglio andare a rimarcare perché la motivazione, perché è passato e non mi interessa, però se poi poco prima che entravamo noi è successo qualcosa per cui è andata a logorare quello che è il sistema amministrativo, adesso dobbiamo mettere mano a questa situazione. E non mi venite a dire che non è così, il cavillo, la cosa, che non ci sta niente, non vi inventate niente, vi dovete inventare solo il fatto di rimboccarci le maniche e andare avanti, e non mettete scuse, perché questa è una cosa che riguarda tutti noi. Grazie. Consigliere Toti. Sì, oggi nuovamente parliamo di decentramento. Ne abbiamo parlato già tantissime altre volte, abbiamo fatto parecchi atti in municipio anche negli ultimi 2 anni rispetto a questo. Diciamo che però oggi come oggi ancora se ne vede poco rispetto all'impegno che si dice avere il sindaco, avere 5 Stelle rispetto a questo. Noi non è che siamo contro, io non è che sono contro a questo, però io dico che dagli atti bisogna passare a fatti concreti. E ho preoccupazione rispetto a questo, come ha detto il consigliere che mi ha preceduto. Il discorso non è soltanto del governo municipale, soprattutto anche del governo cittadino. È stata fatta una delibera, un ordine del giorno in consiglio comunale che è stato approvato e che parlava di Roma Capitale, parlava di nuove, di personale, fondi per gestire la capitale, di trasformazione in senso costituzionale. Vabbè, tutta questa voglia, questa tensione da parte del consiglio comunale a parole, che poi a livello nazionale con la presenza forte del Movimento 5 Stelle non ha avuto poi una espressione chiara, precisa, perché si parlava generalmente del discorso di Roma Capitale e del rafforzamento dei poteri, ma non si parlava più né di personale, di fondi, e c'è stata una polemica rispetto a questo anche forte. Ma diciamo che questa mozione, è chiaro che è una mozione interessante, importante, anche se un po' ci deve sempre preoccupare, perché dobbiamo tenere sempre accesi i fari rispetto al discorso dell'anticorruzione e anche dei responsabili anticorruzione a livello cittadino, a livello municipale, che noi abbiamo, perché stiamo parlando di sbagli che sono stati fatti nel passato e che hanno portato alla correzione e al fatto di fare questa delibera comunale da parte di Tronca con i poteri della Giunta, che sarà fatta con una motivazione ben precisa. Io spero che nel discorso, sempre a chiacchiere oggi con la mozione, ma poi se diventeranno poi fatti concreti, poi riusciamo anche noi a avere un controllo rispetto all'anticorruzione forte, rispetto a questi bandi che poi dovremmo andare a gestire. Comunque dobbiamo avere la forza di farlo poi questo discorso. Però ecco, anche questo io non capisco, il fatto che il Movimento 5 Stelle da una parte dice oggi con Roy, me lo sono segnato, ha detto se andiamo tutti insieme, ma il voler andare tutti insieme su una cosa come questa significava cercare di farla firmare a tutti, dico un discorso, no, il tutti insieme che significava c'ha solo il voto, dice voi votate, non è corretto se poi uno dice andiamo tutti insieme, ma ci andiamo senz'altro tutti insieme, ma con una mozione politica più aperta rispetto a questo problema, e io dico più aperta ma più forte, perché c'è un discorso di tensione forte da parte di tutti, voglio dire, però invece io penso che c'è preoccupazione da parte loro, nel senso che loro che dicono abbiamo bisogno di questa mozione per dare forza alla sindaca, che forza non la ha. Ecco perché la mia preoccupazione, perché c'è bisogno di fare una mozione? Voglio dire, io penso, e c'è la volontà da parte di questo Consiglio, io l'ho vista più volte, di un discorso forte sul decentramento, però ecco, le preoccupazioni ci sono, perché da parte del governo nazionale dove c'è il 5 Stelle non c'è un discorso forte e chiaro rispetto ai poteri di Roma Capitale. Sul discorso invece comunale il
la maggioranza, che vuole soltanto lei firmare questo atto, dice: dobbiamo spingere la sindaca, dobbiamo dare più forza alla sindaca. Allora, voglio dire, la sindaca la forza ce l'ha, perché se la sindaca e la maggioranza vuole fare una nuova delibera sul decentramento, la delibera sul decentramento si può fare, non è che ce lo impedisce qualcuno di fare. Allora quello che io dico, mozioni, ordine del giorno, cose, sono state spesse volte in questo municipio pezzi di carta. Ecco, io vi dico che adesso non so il collega di Fratelli d'Italia, però un po' mi dà fastidio questo. Ecco, io vorrei che si arrivasse invece ad atti concreti rispetto al decentramento. Altri interventi? Consigliere Giannone. Sì, grazie Presidente. Gentili colleghi, allora, intanto volevo dire che volevo rimarcare un attimo un dato, se mai fosse sfuggito. Il nostro municipio, ma in genere i municipi, hanno un'efficacia nell'utilizzo dei fondi sul titolo primo, quello sulla manutenzione ordinaria, cioè sul funzionamento del municipio, che è prossima al 100%. Cosa significa? Vengono dati, nel bilancio municipale vengono dati dei fondi, il municipio li spende tutti. Ora poi, no, perché ho sentito dire noi non facciamo l'ordinario, allora che poi i soldi siano poi pochi, questo è un altro discorso. Ricordo che io mi occupo di edilizia scolastica, già dall'anno scorso sono in vigore, sono stati creati due accordi quadro di circa un milione di euro sulla manutenzione ordinaria su edifici pubblici, per lo più scuole, e quest'anno è pubblicato un accordo quadro da mi pare un pari importo per un terzo accordo quadro funzionale alla manutenzione degli impianti elettrici. Quindi voglio dire, è chiaro che servirebbero forse 100 milioni per come sono messe le scuole oggi, però poi alla fine perché non possiamo fare un appalto di 20 milioni per esempio di manutenzione sulle scuole? È perché il municipio non lo può fare, perché la delibera tronca dice che nel deliberato al punto 3 delibera di disporre con decorrenza immediata l'operatività e la riattribuzione delle competenze in materia di gare e contratti pubblici rispettivamente in capo al Dipartimento la razionalizzazione della spesa CUC, centrale unica di committenza, e in capo al Dipartimento SIMU, e quindi in via residuale, non so 20 milioni, scusate, alle altre strutture centrali e territoriali, così come meglio descritto in premessa e negli allegati. Quindi questo è il vero limite, il vero, no, ostacolo che noi abbiamo, per cui noi vorremmo pure fare degli appalti di 20 milioni sulle palestre, no? Sulle scuole, sugli edifici pubblici, su tutto, o sulle strade magari, ma poi dopo se dobbiamo fare 20 gare funzionali diventa impossibile gestire la cosa, no? Quindi capite bene che questo atto è propedeutico ad un, non vogliamo dire decentramento, no? O maggiore operatività dei municipi, forse più che decentramento lo vogliamo porre come funzionamento, no? Come maggiore potenza di fuoco dei municipi. Sì, è così, è esattamente così. Quindi con questo noi non è che entriamo in conflitto con i dipartimenti perché no, tu sei più bravo, noi siamo meno bravi, semplicemente si tratta di operatività. Ora ragioniamo un attimo, se noi abbiamo bisogno di 20 milioni e facciamo 20 appalti, 20 gare funzionali, invece di fare un'unica gara ne dobbiamo fare 20. 20 significa espletare 20 procedimenti, cioè c'è un impegno enorme di lavoro burocratico, amministrativo, e la stessa ANAC dovrà poi controllare 20 appalti piuttosto che uno solo più grande. Quindi probabilmente per una questione di invece efficienza amministrativa forse conviene a tutti, conviene ai municipi che hanno una maggiore possibilità di gestire fondi adeguati a quelle che sono le esigenze
che è di loro competenza, decentrata. Conviene al Dipartimento che, diciamo, in qualche modo si alleggerisce nel lavoro e fa gli appalti, le gare per ciò che è di sua competenza, ma in fondo dà anche una mano all'ANAC, che invece dovrà andare a controllare meno appalti, quindi ci saranno anche meno possibilità di, come dire, infiltrazioni, così, di possibili situazioni, diciamo, al limite. Ok, poi i municipi in realtà, cioè, non sono in grado di fare le gare aperte di oltre soldo perché sono piccoli. Ma scusate, sapete quanto è grande il nostro municipio in termini di personale? Non mi sembra che siano in tre o in quattro. Non è che stiamo parlando del municipio, no, di un paesino di piccolo. Questa è una città, l'abbiamo detto mille volte, lo ripetiamo, che è una città, è una grande città, è paragonabile a Bari, a Bologna, eccetera. Anche la macchina amministrativa è paragonabile, perché giustamente bisogna gestire centinaia di iscrizioni agli asili nido, bisogna gestire tutti i servizi, la parte sociale, le persone che vengono, e quindi c'è bisogno di fare di approvvigionamenti. Insomma, la macchina amministrativa è adeguata alla dimensione della città e ci sono, diciamo, i requisiti richiesti per poter fare queste gare, noi li abbiamo come municipi. Quindi sostanzialmente non vedo alcun elemento ostativo a fare ciò. E poi tutto sommato, chi dovesse, quel municipio che non fosse in grado di fare gare oltre soglia, continuerà a farle sotto soglia. Tant'è che questa delibera mette un vincolo, ma se noi chiediamo di modificarla per togliere questo limite, non è che stiamo dicendo però che tutti i municipi devono farla almeno di 20 milioni, no, stiamo dicendo che i municipi possono, se poi ritengono, gli uffici ritengono, gli uffici tecnici ritengono di non essere in grado ancora perché non sono attrezzati, perché non hanno i requisiti, non hanno le competenze, se le devono formare, questa possibilità non la coglieranno. Il nostro municipio invece potrebbe essere in grado di coglierla, e quindi io direi che questa mozione non può far altro che essere uno stimolo per l'amministrazione centrale, per la parte politica centrale, a rivedere un attimo ciò che era deliberato nella delibera 111 e di rimettervi mano per ascoltare, per tener conto di queste che sono esigenze pratiche dei municipi decentrati. Allora io direi che non stiamo facendo un'azione contro la sindaca o contro l'amministrazione, signori, stiamo facendo un'azione invece a favore della sindaca, e stiamo dicendo, perché questo certamente non escludo che possa indurre a pensare che, oppure diciamo così, questa, il fatto di rimuovere questo vincolo e quindi permettere ai municipi di agire anche in autonomia potrebbe anche essere visto come un qualcosa di scomodo per le strutture centrali, non lo so, può essere. E allora noi come parte politica diamo supporto alla nostra sindaca per poter portare avanti questo discorso insieme, quindi municipi e Assemblea Capitolina con la Giunta Capitolina, insieme portiamo avanti questo progetto di revisione di questi vincoli. Che cosa volete che vi dica? A questo punto, se la sindaca poi darà seguito a questa mozione, allora potremo dire che c'è una comunità di intenti e che quindi tra la parte politica e sia, diciamo, centrale che la parte politica decentrata. Io direi di darci questa opportunità, altrimenti un decentramento reale di cui stiamo parlando e che tutti noi ci aspichiamo perché stiamo vivendo, voi forse, insomma, qualcuno che è già qui da un po' ha già vissuto in passato, noi la stiamo vivendo adesso, altrimenti non cambierà proprio nulla e non avremo altri strumenti per farlo. Grazie. Altri interventi? Sì, quello finale, se non c'è nessun altro. C'è qualcun altro? Sì, consigliere Ariano. Grazie Presidente, colleghi consiglieri.
Mi sembra giusto ricordare semplicemente alcune delle premesse che hanno portato qui il lavoro del commissario Tronca. Intanto il commissario Tronca è arrivato in questa città ed ha preso, diciamo, ed ha avviato i suoi lavori. Se dopo vuole, poi insomma le verrà data la parola. Il 1 novembre del 2015, terminando il proprio mandato il giorno 22 giugno 2016. Ha acquisito i poteri appunto di commissario straordinario con i poteri della Giunta di Roma Capitale. Ha licenziato questo atto il 15 giugno 2016. Il giorno 19 giugno si sarebbe svolto il ballottaggio che avrebbe designato il nuovo sindaco di Roma Capitale. Quando venne affidato l'incarico, il commissario Tronca rilasciò alcune dichiarazioni molto importanti. Venne infatti con le migliori premesse e muoveva a Roma da Milano dopo l'esperienza Expo, considerata da alcuni un'esperienza comunque positiva, di cui magari forse in futuro vedremo realmente il bilancio, così benefici reali per questo nostro paese. Comunque, a prescindere da questo, una delle dichiarazioni che ricordavo fossero premessa dell'arrivo qui fu quella in cui gli si attribuì in relazione al fatto che la mafia si deve colpire anche attraverso la pubblica amministrazione, a condizione che questa la pubblica amministrazione stessa raggiunga dei livelli di efficienza tali da consentire questo. Ora, l'atto licenziato al termine del proprio mandato probabilmente non gli ha fatto vedere direttamente quanta efficienza o efficacia potesse essere realmente realizzabile attraverso questo strumento e questo atto. Lo abbiamo visto, sono stati i municipi ai quali le risorse sono state progressivamente tolte negli anni e, se non ricordo male, anche nel periodo dello stesso Tronca. Sono stati i municipi che in questi due anni hanno dimostrato un'efficienza forse non auspicabile, proprio perché grazie alla nuova amministrazione che in questi due anni di consiliatura è riuscita a dimostrare in vari municipi appunto da lei amministrati che si possa riuscire anche con le risorse esigue a vedere delle differenze rispetto a prima. Ne è appunto la dimostrazione della capacità di spesa, delle elevate performance che abbiamo avuto ad esempio nel nostro territorio, dove mi piace ricordare appunto, anche se è stato più volte ripetuto ed è contenuto nell'atto per chi avrà piacere di leggerlo, perché a breve sarà appunto pubblicato, che appunto nell'ambito delle spese correnti per il titolo primo il 96,77% dei fondi e per quanto attiene invece gli investimenti il 100%. Ciò significa che, contrariamente a quanto avveniva in precedenza o a quanto magari avviene a causa dell'incapacità di spesa da parte dell'amministrazione, che dei fondi stanziati per le esigenze dei territori vanno in economia, e cioè significa che non vengono spesi. Noi con questo atto vogliamo semplicemente una cosa, che realmente e finalmente venga efficientata, quindi comunque che la pubblica amministrazione dimostri, proprio perché l'amministrazione è unica. Noi formalmente, a parte la suddivisione a livello organizzativo, crediamo che l'amministrazione sia una sola, quindi che municipi e dipartimenti lavorino tutti con gli stessi obiettivi, non stiamo creando una conflittualità fra i colleghi che sono impiegati in una struttura, diciamo così, municipale, piuttosto che quelli in una struttura dipartimentale, perché tutti i lavoratori hanno appunto pari dignità, quindi mi sembra insomma anche un po' strumentale la polemica che si possa fare a riguardo. Dicevamo, io credo fermamente che un atto che vada in questo senso, ovvero quello che comunque ci consenta, togliendo il vincolo del soprasoglia nell'ambito della spesa municipale, possa realizzare ancora di più quella trasparenza che noi comunque vogliamo, perché le procedure devono essere evidenza pubblica,
che vi sia una riduzione, quindi si va nel senso dell'economicità dei procedimenti, perché riducendo il numero delle procedure saranno anche, cioè il procedimento stesso, l'insieme delle attività della pubblica amministrazione avranno, della nostra amministrazione avranno costi inferiori, perché si potranno affidare importi maggiori con sicuramente con maggiori ribassi, visto che sia nei confronti del insomma appunto di procedure aperte, e appunto saranno comunque più orientati ad una maggiore programmazione. Quindi noi sicuramente crediamo che dopo questa esperienza di questi 2 anni che ha dimostrato questo atto non abbia aiutato l'efficacia e l'efficienza della PA a Roma, magari con questa modifica si potrà comunque raggiungere l'obiettivo. Grazie. Se non ci sono altri interventi, lascio la parola al consigliere Guido per la chiusura. Sì, vada consigliere Guido. Grazie Presidente, no, cerco di andare velocemente. Allora, sulla questione firme, nel nostro regolamento in realtà non c'è un criterio di urgenza tale per consentirci di definire questa mozione urgente, però di fatto per noi è urgente. Perché è urgente? Perché da qui all'emissione della bozza di bilancio, che poi ci arriverà qui al municipio, la Giunta Capitolina ha solo pochi incontri a disposizione. Questa era davvero l'ultima settimana possibile per discutere questo atto. È solo un fatto di velocità, non è un fatto politico di non voler condividere, anzi ce l'abbiamo chiesto. Cioè, figuriamoci se oggi in aula non dicevo quello che ho detto se non fosse questo il motivo. Altra cosa che mi preme, io sono un po', come dire, a disagio quando sento che parliamo sempre di decentramento e non ci sono mai atti pratici. In realtà questo è un grosso vulnus di questa amministrazione, ma da 30-40 anni, cioè non è che in 2 anni si può modificare, ci sono leggi nazionali da modificare, regolamenti eccetera eccetera. C'è anche un'altra questione che mi preme dire, e cioè a me non va tanto, siccome abbiamo la stessa maggioranza anche in comune, di andare per vie politiche dentro le stanze segrete per dire guarda, cioè, approvi quest'atto perché per il mio municipio è funzionale. Questo è un decentramento di parte politica. A noi interessa un decentramento di livello istituzionale. Io voglio fare un atto istituzionale che miri a mandare un messaggio all'istituzione comune di Roma, non alla maggioranza 5 Stelle, perché adesso c'è 5 Stelle, o alla maggioranza PD quando c'è il PD, o alla maggioranza Alemanno quando c'era Alemanno. È un discorso molto diverso. È un discorso molto diverso. Sulla questione di problemi tra municipio e dipartimento, io semplicemente dico questo. Noi abbiamo capacità organizzativa ed emanazione bandi abbastanza alta. Abbiamo un municipio con molti dipendenti e in cui io nutro personalmente molta fiducia, perché ho imparato a conoscere i nostri uffici. Abbiamo anche riorganizzato in questi 2 anni i nostri uffici per renderli efficienti e efficaci. Efficace vuol dire che quando tu fai qualcosa c'hai anche un ritorno, cioè raggiungi un obiettivo. Questo vuol dire efficace. Secondo me, ma secondo noi, se no questa cosa non l'avremmo proposta, il municipio ha questa possibilità assolutamente di farlo e di farlo anche bene. Altri municipi, come ha detto il consigliere Giannone prima, vedranno se sono in grado di farlo. Noi riusciamo a farlo. O quantomeno c'è la presunzione di volerci provare, no? Che non è una cosa da poco. Se poi il sindaco Raggi andrà in giunta la prossima settimana a fare questa modifica, io non vedo quale possa essere il conflitto anche politico interno. È tutto il contrario. C'è una vicinanza politica interna, oltre a quella istituzionale, che per me è ancora più importante. Se un dipartimento non è riuscito a spendere i suoi fondi per una percentuale efficace ed efficiente per l'appunto, e noi riusciamo, perché non decentrare? Allora, la parte pratica di cui si diceva prima, oltre alle tante parole che da tanto tempo diciamo, anzi cioè che da decenni si dicono, secondo me cominciamo a vederlo già fra qualche settimana, quando ci arriverà il bilancio. Perché per noi la votazione del bilancio è importante, perché permette di programmare tutto l'anno successivo, ma se abbiamo le condizioni. Il municipio, e chiudo, io voglio ricordare, ha una sua voce, perché siamo eletti come consiglio municipale a suffragio universale. Noi non siamo eletti dal comune,
possiamo anche dire al comune: guarda, secondo me questa cosa non va, fai così. Guarda, secondo me quella cosa sta andando bene, prosegui, ti do il mio maggiore supporto dal territorio. Cioè, questa concezione, secondo me, va un po', come dire, va un po' affinata quantomeno, no? Per usare parole, come dire, abbastanza comprensibili. Se noi diciamo, come parte eletta a suffragio universale, noi tutti, non Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Partito Democratico, eccetera, eccetera, abbiamo un valore istituzionale di avvantaggiare i nostri concittadini con servizi, con opere, eccetera. Noi stiamo dicendo, potremmo essere in grado di farlo, anche bene, fatecelo fare. Che cosa ci sarebbe di politicamente scorretto nei confronti del sindaco o del dipartimento? Cioè, dovrebbero solo che essere contenti, a mio modesto parere. Però ripeto, si vedrà, e chiudo, se il sindaco approverà questa modifica della delibera, cioè vorrà dire che stiamo andando, secondo noi, dal punto di vista di enti di prossimità, nella giusta direzione, altrimenti vedremo che fare. Questo municipio ha sempre avuto cioè una voce sua, cioè non come maggioranza ma come consiglio, che è molto diverso, attenzione, e il comune come consiglio, come assemblea capitolina e come giunta capitolina poi vedrà come rispondere a questa esigenza territoriale. È tutto qua. Quindi io non so se sono riuscito a chiarire quanto volevo chiarire dai discorsi che ho sentito. Per me è tutto, ringrazio. Dichiarazioni di voto. Allora, consigliere Giuliano e poi consigliere Ciancio. Allora, devo dire che l'ultimo intervento ci ha convinto. Facciamo così? No, non è così, eravamo già convinti prima, però si usa dire, no? L'ultimo intervento ha fatto la di... E io ho talmente percepito, insieme al mio collega capogruppo, il fine di questa mozione, che ricordo essere politica, quindi non è amministrativa, è una mozione politica che ha un atto politico, che produce un movimento politico e che si va dalla sindaca, non si va dal segretario generale, è ovvio, no? Quindi se no noi andremo dal nostro direttore e il direttore dice: guardi, dobbiamo fare degli appalti, pensi lei, faccia lei. Al direttore. E quindi questo è ovvio. Andiamo avanti. Lo dico per il collega Roy, che apprezzo quando fa degli interventi di questo tipo. Non è, nessuno dice che si va contro, ma se serve questo e il nostro municipio ha l'esigenza, si sveglia, no? Perché il vestito gli sta stretto, ben venga. Io mi sono trovato diverse volte con la vostra presidente che, come si dice, dispensa forza e volontà da questo punto di vista, cioè non si tira indietro, no? Anche nei colloqui, anche nei confronti televisivi, non si tira indietro nel dire io sono disponibile a. E quindi serve un ragionamento, serve di contorno un'azione che è politica. Quindi voi dovete essere bravi a far capire alla vostra sindaca che non è che ce l'avete con lei, anzi, è la sindaca che deve dire diamo forza ai municipi. E siccome gioca in casa non è tanto difficile, non è che dobbiamo andare dal comune di Caltanissetta a chiedere come funziona o del Sacarolo, ok? No, dentro casa nostra chiediamo di fare questa modifica. Allora dici: perché fino ad oggi non è stata fatta? Non lo so, probabilmente nessuno ci ha pensato. Nessuno ha l'esigenza? Nessuno ha avuto l'esigenza. Nessuno ha il coraggio? Nessuno ha il coraggio. Voi dite, e noi l'abbiamo capito, ecco perché la votiamo, avete coraggio, vi veniamo dietro, perché questo coraggio porti vantaggi territoriali. Ora, a parte la mozione della collega prima, no? Mozione, è carina questa battuta, a parte questo dico, noi sappiamo il senso. Il capogruppo prima diceva 5 Stelle, dice voi forse avete perso... No, lo sappiamo benissimo, l'ho detto, noi l'abbiamo detto qual è il senso della mozione, è ovvio, forse era riferita a qualche altra parte politica, però noi, voglio mettere solo in ho capito anche la velocità,
Quindi ecco perché ho apprezzato ovviamente l'ultimo, non perché il penultimo non fosse all'altezza, ma perché ha risposto sulla velocità. Probabilmente c'era una velocità dietro, perché come si dice, il collega Toti non è che dice una cosa campata in aria, cioè la politica è sintesi ed confronto e, come si dice, convergenza, e si ottiene dalla condivisione di un atto. Quindi se l'esigenza che noi non potevamo sapere era una questione di tempo, ok, l'abbiamo capito qui, facciamo sì che questo tempo non diventi tiranno sempre, perché può essere un po' tiranno, ma che non lo sia sempre, perché atti di questo tipo hanno la necessità di essere condivisi, hanno, proprio perché non è, come ha detto il collega, non è roba del 5 Stelle, è roba di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, del PD e di chi ne vuole, lo vuole condividere. Quindi non è una cosa singola politica, è una cosa istituzionale che porterà modifiche a livello istituzionale e porterà il municipio ad avere una funzione diversa e un'immagine diversa da quello che fino ad oggi ha avuto. Io quando ho visto che, avendo seguito i lavori parlamentari, dicevo prima, per quanto riguarda la mozione su Roma Capitale, che sembra tanto distante da noi ma è vicina, ed è stata bocciata, poi ho letto il testo del 5 Stelle e della Lega. Voglio dire, non parla di soldi, poteri e personale, questa è la mancanza, però dice, se Roma diventa la regione, ok, tutti i municipi diventano comuni. Ma magari, o come direbbe un romano, magara, cioè che questa cosa possa avvenire, perché comunque farebbe la differenza, cioè toglierebbe tutte le delibere di giunta 111 che ci hanno senso, no? Voglio tempo dire, scaduto. Sì. Le piace voglio parlare con Mi difende perché io già stavo attaccando adesso, Presidente, lei mi ha proprio preso... Letto nel pensiero. Sì, quindi chiudo dicendo che se ce ne fosse più di una di queste non avrebbero senso, non verrebbero cancellate da una, diciamo, da una giurisdizione diversa, no? È ovvio. Quindi noi abbiamo percepito, io e il Capogruppo, perfettamente qual è la sintesi. L'abbiamo calcata all'inizio, non ci troviamo meno adesso, però il tempo non deve essere tiranno. Quando ci sono queste cose dovete avere anche la capacità di poterle condividere prima, perché sono cose importanti che al di là del singolo passaggio prevedono un'azione, diciamo, generica. Fratelli d'Italia voterà favorevole. Sì, consigliere Ciancio. Grazie. Non penso di poter dare un voto favorevole, assolutamente, e naturalmente vorrei che il capogruppo, chi per esso, potesse tranquillizzare i consiglieri che pensano che un singolo consigliere possa fare dell'ostruzionismo, si possa arrampicare sugli specchi. Il mio è un puro senso di partecipazione vera, mossa da soltanto un aspetto concreto. Un aspetto concreto, sto dicendo, è mosso il mio intervento. Quindi 15 consiglieri, una maggioranza così grande, così numerosa, non si deve preoccupare dell'intervento. Gli interventi in aula si fanno per chiedere, per sapere, quindi tutti i consiglieri hanno diritto e possono presentare le proprie perplessità o la propria forza per determinare e dire che un atto va bene. Esordito dicendo che questo atto procurerà un conflitto forte tra Comune di Roma, i municipi e i dipartimenti, perché nella sostanza è vero, non ho mai detto una cosa che non è vera. Tronca, attraverso l'atto che ha stipulato, che ha fatto prima di andare via, ha posto fine alla qualificazione non centralizzata, che è una cosa molto importante. La qualificazione, ripeto, noi abbiamo fatto 1000 commissioni, ci siamo visti tante volte, non ho mai sentito parlare di personale in eccedenza, abbiamo avuto sempre difficoltà nel dire purtroppo non ci è potuto andare, non può controllare, controlliamo a campione. Allora cosa dico io? Prima di metterci la scarpa, e la ripeto sempre, mettiamoci il pedalino. Il nostro municipio, per poter chiedere questo,
con forza di fare gli appalti perché il dipartimento non li ha fatti o è latitante o è in ritardo e lì noi non abbiamo. Quando io vi chiedo un'interrogazione su una strada che non è del municipio, voi dite Alto Lalo doveva fare il dipartimento, giustamente, e quindi rimandate l'interrogazione a giorni e giorni. Questo vuol dire assumersi le responsabilità e far sì, scusami consigliere Giuliani, scusa, dire ai dipartimenti, dire alla giunta capitolina rispetto a un municipio periferico che ha la forza, come state dicendo. Ho qualche minuto ancora per dire. Grazie Presidente. Per dire che l'appassionato senso della partecipazione mi rende l'obbligo di dirle le cose proprio qui in quest'aula, perché queste, qui si fanno le riunioni istituzionali e si dice quello che va e quello che non va. Proprio per questo inviterei, prima di continuare con i cambi di regolamento, di vedere se ci sono altre leve importanti che ci consentiranno di migliorare la governabilità di un municipio che comunque ha un budget così grande e, come ha detto il capogruppo, e per questo lo invito a dialogare con i consiglieri e rimarcare che Antonello non può mettere, come dire, questo ostruzionismo, assolutamente, non voglio essere ostruzionista, io voglio essere costruttivo. Dove devo dirle queste cose? Diciamo al bar? No! Lo diciamo qua in quest'aula ed è giusto assolutamente condividere questi atti che chiedono decentramento, ma decentramento vorrei che fosse prima messo nei termini di poter fare una qualificazione, di poter fare un bando di 20 milioni di euro. Dice c'è solo uno che fa una gara e meglio di 10, non è sempre mica vero così. Perché quando si fa un lotto unico, una gara di 20.000 euro, poi vediamo i subappalti e vediamo che ci deve essere comunque il personale a disposizione che vada a controllare la regolarità dell'appalto. Quindi vi deve preoccupare questo aspetto, deve preoccupare tutti. Proprio per questo io non posso dire che il tempo scaduto, centramento, faccio solo la dichiarazione di voto. Sì, perché 5 minuti le ho non andato. Posso dire che una risoluzione su un argomento così importante debba votare no, posso astenermi perché è ininfluente. Proprio per questo ripeto al consigliere che continua a dire specchio o non specchio, non lo dico perché voglia fare, ma dico che facciamo le cose fatte bene prima, ci sono molti atti che sono rimasti carta straccia nei cassetti, allora troviamo le giuste regole. Io mi astengo da questo provvedimento augurandomi che non si entri in conflitto pieno, come già del resto succede in altri ambienti, tra Comune di Roma, Municipio e Giunta Capitolina, altrimenti la città, tutta Roma, riverserà in condizioni ancora più pietose di quelle che stiamo assistendo. Grazie. Mi scusi, non ho capito il contrario? Okay. Astensione. Allora avevamo capito male. Ci sono altre dichiarazioni? Non ci sono. Ah, già fatta. Toti. Sì, il mio grande amore per il decentramento mi porta comunque a votare positivamente rispetto a questa mozione. Io spero che sia un atto concreto, non come quelli che abbiamo votato finora, tantissimi che non hanno avuto purtroppo nessun risultato. Il decentramento dovrebbe essere una cosa fondamentale, importante per il municipio, per i municipi e per il nostro municipio. La sindaca più volte si è espressa a parole sul discorso del decentramento, di un impegno, di una voglia forte rispetto al decentramento, rispetto a nuovi poteri per Roma Capitale e tutto il resto. Dico, c'è una delibera sul decentramento che purtroppo negli anni del 2000, la delibera al decentramento, io penso che sia arrivato il tempo
di fare una nuova delibera sul decentramento che dia finalmente poteri ai municipi e non pezzettini così de pane o di altre cose così buttate per terra. Allora, ecco, voglio dire, ci sia veramente una voglia forte rispetto a questa cosa. Ecco, io l'ha già detto il consigliere Fulvio Giuliano, ci vuole una delibera di giunta, dovendo cessare una delibera di giunta non è un fatto amministrativo ma un fatto politico. Come posso dire che oggi la mozione non è di tipo istituzionale, perché se fosse di tipo istituzionale sarebbe stata condivisa in commissione e sarebbe stata condivisa in consiglio nella formulazione, ma voglio dire, sì, l'ha detto, io li ripeto per queste cose perché voglio dire sono importanti. Perciò voglio dire, damogli una mano alla sindaca, votiamo sta mozione, speriamo che con l'aiuto di questa mozione che oggi è, la sindaca abbia più forza, più voglia di fare le cose, più voglia di decentrare e almeno sto pezzetto di pane ce lo dia. Pane. Ci sono altre dichiarazioni di voto? No? Sì, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, devo dire che ho apprezzato molto la discussione accesa su un tema che per noi come Movimento 5 Stelle, ma dalle parole anche dei colleghi dell'opposizione, è molto 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 sentito. Abbiamo parlato più volte di decentramento in quest'Aula, ho sentito delle dichiarazioni in cui si parlava di incapacità di spendere le somme, nel nostro caso lo dicono i numeri, non lo diciamo noi. Abbiamo impegnato il 96,77% dei fondi del titolo 1 e il 100% del titolo 2, lo ricordava prima il consigliere che mi ha preceduto, e questo nonostante le procedure negoziate. Qualcuno ha detto andiamo tutti insieme, non ce l'avete fatta firmare. Io, come ho già ripetuto anche in precedenza, non c'è bisogno di mettere la firma per condividere un atto, basta soffermarsi sul significato della proposta e alzare la mano per dire io ci sono, noi ci siamo. E così infatti il consigliere che ha fatto questa dichiarazione poi in realtà in dichiarazione di voto ha detto noi ci siamo. E io ringrazio e apprezzo molto, molto questo. Perché c'è bisogno di una mozione? Perché è un segnale politico chiaro, un segnale che secondo me deve arrivare al comune con la firma di tutti i consiglieri presenti in aula, a prescindere dal colore politico, perché da tutti è condivisa la necessità di un maggior decentramento, dell'applicazione di un decentramento. Dicevamo, si prevede una riduzione dei municipi di oltre il 60% legale con procedura negoziata. Concludo dicendo evviva la democrazia, ciascuno di noi può votare liberamente, ma questa volta è necessario un atto di responsabilità. In alcuni vedo ancora delle reticenze a modificare dei regolamenti, probabilmente perché appartengono allo stesso colore politico di chi li ha scritti. Un regolamento tra l'altro emanato, così giusto per memoria, tra primo turno e ballottaggio delle ultime elezioni. Abbiamo sempre sentito gridare al decentramento, dicevo, ve l'abbiamo messo sul tavolo. È una parte, è un inizio. Prendiamoci tutti insieme la responsabilità di votarlo. Il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni? No? Allora, procediamo subito con la votazione. Favorevoli? Sì. Contrari? Astenuti? 16 favorevoli. 16 favorevoli.
Il Consiglio approva la mozione con 16 voti favorevoli, un contrario e un astenuto. Alle 15.45 chiude la seduta di oggi. Yeah.